Fino adesso abbiamo visto come ci si interfaccia alla topologia di errori topologici guardando a un solo praticamente vettore di tipo poligonale. Ora andiamo a vedere come si possono complicare le cose mettendo in gioco più di un vettore di tipo poligonale. Nella lezione precedente abbiamo visto come ci si interfaccia con i poligoni, quindi come si crea un poligono, come si imposta lo snap e come si va praticamente a campire quello che è la FAT, la Feature Attribute Table. Con questa lezione andremo a familiarizzare con quelli che sono praticamente i layer, quindi i vettori di tipo lineare. Eccoci giunti alla fine di questa parte pratica. E concluderemo questa parte sull'editing parlando delle operazioni tabellari. Andremo ad affrontare delle operazioni tabellari molto semplici che però ti faranno capire qual è l'ulteriore possibilità che si ha in campo GIS, soprattutto